L'ospite di oggi è fresco vincitore di Gran Premio. Infatti, domenica a San Siro ha siglato la sua seconda vittoria classica, acclamato dal pubblico. Signori, ve lo presentiamo. Dai, non fare il timido dalla telecamera, vieni qua. Signori, Miki Cadeddu. Ciao Miki. Ciao. Miki, quando vieni qui a San Siro, quando torni qui a San Siro, c'è sempre un grande riscontro di affetto da parte di tutti. Infatti, credevamo addirittura c'è la foto di Nepal nella bacheca. Bisogna considerare che sono cresciuto in questo ippodromo. Venivo qui che ero appena nato nel passeggino, sono cresciuto qui con la bicicletta a 10 anni a fare le corse dei cavalli a piedi e quindi la gente dell'ippodromo di San Siro mi ha visto veramente crescere. Ieri infatti quando sei rientrato c'è stato sì un festeggiamento da gruppo 1, ma vorrei dire doppio, cioè ancora di più. È vero, anche questa volta come nelle Oaks, nonostante adesso sia il secondo nell'arco di quest'anno, avere così tanto calore è stato nuovamente emozionante. Due indizi fanno una prova, a questo punto dobbiamo dire che Miki Cadeddu è diventato un fantino da Gran Premio. Beh, io dico sempre che bisogna avere i cavalli. Quando si hanno i cavalli si può fare poi il fantino da Gran Premio, tutto qua. Quindi devi scegliere gli outsider giusti per Sì, beh, anche quello fa il suo, meno male la gente si occupa di questo per bene. Però ecco, ovvio che bisogna interpretarli nel migliore dei modi. Quando va, quando vinci, è stato merito del cavallo, è stato allenato bene e tu hai fatto il tuo 30% sopra. Beh, allora la cosa principale e bella di questa monta era che non avevo degli ordini precisi. È ovvio che il cavallo corre in una pista nuova dopo un viaggio comunque di 12 ore per venire giù. Se non vai davanti è meglio. Io mi sono un po' sentito di provare l'azzardo di rimanere comunque lì, anche se non ero coperto, ma l'andatura comunque era perfetta e in questa maniera sono riuscito anche in curva, quando Dario ha preso un po' la posizione, a dargli il tempo di respirare. Quindi lui si è proprio adeguato al tempo, si è adeguato diciamo a una lunghezza dietro Dario e questo ha fatto sì che lui prendesse fiato e mi allungasse poi appunto in retta. Quando siamo entrati in retta d'arrivo ho visto Dario di nuovo allargarsi un pochino, cercando di seguire un po' la sua scia perché rimanere poi lì alla corda forse sarebbe stato mortale. Allora ho deciso di scegliere un po' la scia di Dario e allungare insieme a loro, però ancora da dietro per dargli morale. Ha fatto tutto perfettamente, si è visto che lui insomma piano piano quando comincio a chiamarlo mi reagisce sempre. Scarino gol della partita, siamo ai 300 con Sandé. Avevo un po' appunto quel timore di dire non è che è troppo verde, mi azzardo troppo presto, infatti ho cercato di aspettare, usare anche la frusta il più tardi possibile. Con la coda dell'occhio vedevo il di fuori, i cavalli che ovviamente allungavano anche, chi andava di più, chi meno. Non riuscivo a capire dove era Lanfranco, non vedevo lui e quindi avevo un po' paura, dico non è che sta ancora al di fuori e fa uno scatto finale. Quindi decido 300 dal palo di chiedergli poi il massimo. Quando ho visto il traguardo e sentivo che dietro non arrivavano, è rifatto il cuore, ha fatto tre battiti fortissimi. Gran Premio, ti giri, hai battuto Franky. Beh, come dire, non, sono quelle cose che ti succedono e non ci credi. Dici, vabbè, dai, il Truman Show è bello, fate stop, adesso inizia la vita vera. E poi vai a fermare, lui viene vicino a te, bravo, sei stato proprio bravo, pensavo di prenderti e sei scappato. E io poi gli ho fatto, dai, dammi un bacio come Ryan Moore. E non l'hanno ripreso, penso.
e Lanfranco, non cascare, non cascare, e mi dà un bacio. E queste cose sono emozionantissime, veramente indescrivibili. Ma già al tondino, quando è arrivato, eravamo lì a telecamere spente e ti ho detto Allegro, perché già faceva il suo piccolo show già prima della corsa. Sì, si era un pochino così, diciamo, rallegrato e felice di correre. Però come hai visto, non era sudato. Il cavallo era allegro così, ma non era sudato che prima della corsa. Ovviamente dopo, quando siamo arrivati alle gabbie, ha cominciato a sentire un po' di pressione e si era un po' così imbiancato. Però penso appunto che la testa, e spero che gli rimanga anche da cavallo da corsa. Insomma, per affrontare il pubblico, tu sei uno che era già pronto, lui ancora alle prime armi. È stato il suo debutto nel Mezzogrande Folla, l'ha vissuto così al rientro. Sì. Quando ho vinto a Dortmund, devo dire che in Germania c'era un po' di pubblico. Però non c'era ovviamente una premiazione del genere come questa qui. Quindi si è trovato un po' a disagio, però. Per fortuna, spero che l'ha imparato per la prossima. Poi torni indietro e il tuo idolo in Italia negli anni 80, 90, 2000, che ti ha sempre dato i consigli, aiutato fin da piccolino, ovvio mio papà, eccetera. Però io seguivo sempre il piano come con un occhio di, no, un po' più grande. Fernando Iovine, che come nelle Ox mi disse di usare la testa, di stare tranquillo, eccetera, eccetera, anche ieri mi diede qualche consiglio, e vedere che si emoziona anche lui ancora una volta così, con le lacrime, è indescrivibile. Beh, devo dire che seguo sempre i consigli che mi dà Fernando, perché se Iovine ti dice una cosa devi ascoltare, e così funziona sempre. Insomma, allora l'intervista poi la facciamo anche a lui. Beh, certamente, prima a lui che a me. Una parentesi, anche un ricontatto con la televisione, quindi, quest'anno. Sì. In una puntata io torno dalla Spagna, che sono un allevatore adesso di cavalli da corsa in Spagna, con mia moglie e i due gemelli. Torno appunto un po' per sostenere mio papà con la vicenda di mia sorella Annuccia, e però veramente sono un piccolo cameo così. They're gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Senti, ma la sceneggiatura gliel'hai ispirata un po' tu, no? Nel senso, la caratterizzazione del tuo personaggio. Da ragazzino c'è stato un momento in cui l'adolescenza, i cavalli, il cuore, la voglia di stare dentro l'ippica era più forte di quella di far l'attore. E loro, pur di avermi un po', hanno preso a idea questa cosa dei cavalli, e quindi si è iniziato con i cavalli, a girare le scene in maneggio, poi girare le scene negli ippodromi, come poi abbiamo girato scene all'ippodromo di Capannelle, delle corse, così. L'allevatore spagnolo. E mi sono sentito anche molto protagonista, da una parte, nella speranza di aiutare un po' a pubblicizzare in modo positivo, in modo bello, questo sport che è meraviglioso, perché alla fine della giostra penso che sia uno degli sport più belli del mondo. Siamo atleti noi sopra, sono atleti quello che abbiamo sotto, non sono macchine, sono semplicemente atleti. La bicicletta è bellissima, però è un atleta. In questo caso l'ippica sono due atleti contemporanei che si devono capire, che devono essere preparati e che devono vincere. Allora, tutti adesso danno i complimenti a questo fantinello che abbiamo dato a via parametro zero. Il signor Biondi l'ha messo su in gentleman. Il giorno del derby. Adesso tutti bravi a dare i complimenti, hai capito? Però chi è che mi ha messo su? Chi è che l'ha messo su? Biondi.